Buongiorno, buongiorno e benvenuta Francesca Figus, Marketing Manager di Nieditas. Buongiorno Francesca. Beh, Buongiorno Cristina, grazie dell'invito. ho molto piacere di averla come nostra ospite Pink and Green perché scopriremo una cosa interessantissima, ovvero che dagli scarti della cozza e della vongola si possono fare cose meravigliose. Intanto voi già state portando avanti un progetto di biodiversità con Medsì e ce lo vuole raccontare? Sì, certo, noi come Nieditas dal 2019 siamo partner di MedSea, la Mediterranean Sea Coast Foundation, che è un'associazione no profit che si occupa di tutela e sviluppo degli ecosistemi marini. E con MedSea abbiamo sviluppato il progetto degli isolotti, per consentire la nidificazione degli uccelli a Corrumannu, che è una zona umida protetta dove appunto sorgono i nostri stabilimenti, gli stabilimenti di Nieditas. La particolarità di questo isolotto è che è realizzato con gli scarti della lavorazione Nieditas, ovvero con i gusci delle cozze. Quindi diciamo un progetto di economia circolare al 100%. Praticamente siamo in Sardegna, lo sentiamo anche dal suo bellissimo accento. Sì, Voi, molto vicino al vostro stabilimento, avete creato questi isolotti proprio con gli scarti. Voi fate una cernita, giusto, per selezionare il prodotto, mandate in vendita quello più buono, quello più adatto, il resto, una volta era un rifiuto, adesso diventa un nido. esatto. Dal rifiuto diventa una risorsa. Gli isolotti sono stati realizzati con dei sacchi di juta, quindi un materiale totalmente in equilibrio naturale, in equilibrio con l'ambiente circostante. Gli sacchi di juta vengono riempiti appunto con i gusci delle cozze, quindi con gli scarti della lavorazione Nieditas. Ecco, e qui che tipo di uccello va a nidificare? Allora, gli uccelli sono il fraticello, la sterna comune, il beccapesci, il gabbiano roseo, tutte queste tipologie di uccelli, esatto. È molto bello, molto interessante. Però voi ci state insegnando proprio che non bisogna buttare via nulla. Quindi questi gusci delle cozze, delle vongole, potrebbero essere effettivamente una materia interessante anche per chi mangia il vostro prodotto. Ricordo che ho visto delle aiuole pacciamate con queste gusci di cozze. Cosa ci state ragionando, state studiando questo tipo di valore sia come fertilizzante che magari come pacciamatura? Sì, allora, assolutamente sì, stiamo studiando, però siamo ancora all'inizio, perché comunque in tanti ci consigliano il fatto di procedere verso questa direzione, quindi di utilizzare i gusci di cozze come fertilizzante, però ci sono degli studi da fare, delle caratterizzazioni, in quanto il guscio delle cozze è comunque ha una grande quantità di acqua salata e bisogna vedere quindi se questa può essere insomma la direzione giusta. Giusto. Ci hanno consigliato comunque anche che può essere un integratore soprattutto per gli animali, nello specifico per le galline. Questa era una delle prime cose che stavamo insomma sviluppando, però ripeto, siamo ancora all'inizio, in una fase molto iniziale, Beh, però diciamo che speriamo ovviamente di sviluppare qualcosa. ma sono sicura perché l'economia circolare è proprio questo: studio, ricerca e poi soluzione. Quindi magari lanciamo anche l'appello ai centri di ricerca che stanno facendo degli esperimenti per mettersi in contatto con Nieditas. Benissimo. Le faccio una domanda: coltivare le cozze comunque è sempre più sostenibile, è un'azione sostenibile, giusto? Sì, assolutamente, certo. Poi
ripeto, noi comunque cerchiamo poi da una materia prima di riuscire a ricavarne magari una materia prima seconda. Come in questo caso, appunto, con gli isolotti o con l'isolotto o con tanti altri progetti, insomma, che stiamo seguendo sempre di economia circolare. Ecco, come scenario futuro, cosa possiamo ora raccontare per chiudere questa nostra chiacchierata? Allora, sicuramente abbiamo comunque in serbo altri progetti e speriamo comunque di migliorarci in questo. Nello sviluppo quindi di nuovi progetti e poi speriamo sempre di essere comunque in quello che facciamo un riferimento anche per le altre aziende. Quindi il nostro, diciamo, auspicio è questo, essere un riferimento soprattutto anche per le aziende che operano come operiamo noi, insomma, attenti all'ambiente e alla sostenibilità. Ecco, allora, visto che in Sardegna si è quasi aperta la stagione estiva, mi raccontava che già fa molto caldo, invitiamo tutti coloro che andranno a visitare il Golfo di Oristano di vedere con i propri occhi queste isolette, questi isolotti fatti con i gusci di cozze e di segnalare la bellezza di questo patrimonio di biodiversità, perché voi siete all'interno di una delle aree umide più interessanti della Sardegna. Sì, esatto. I nostri stabilimenti sorgono a Corumanno, che è una zona umida protetta dalla Convenzione di Ramsar ed è inserita nella rete Natura 2000. Quindi è una zona umida di importanza internazionale e la sua salvaguardia e tutela è affidata dalla Regione Sardegna, appunto, alla nostra azienda. Perfetto. Francesca, grazie per questa vostra testimonianza e teneteci aggiornati per gli sviluppi futuri, perché a noi piace veramente l'economia circolare, perché non si deve buttare via niente. Niente. Grazie Cristina. Grazie, A a presto. presto.